Non passo dal cielo, non guardo più indietro, se no sono perso. Bang, bang, è presa in radio, oh yeah, ora è tornata. No cap, volin come Jordan, Gateway, l'attiva in onda, divi la way, schiacciamo state, tu gioca la play, siamo giovani MVP. Bentornati amici di Baseline Radio, sapete che ci trovate ogni tanto spuntiamo fuori così de botto, senza senso, qui come al solito Lefty che vi parla. Oggi qui con me un amico, una persona che stimo molto perché appunto sta andando avanti nel suo percorso, nel suo sogno, si chiama Pietro Nalesso, classe 2002. Esattamente. E parliamo di un ragazzo che sostanzialmente da quanto? Un anno e mezzo sei più a questa parte ha iniziato a fare il giornalista sportivo, sostanzialmente scrive per Mondo Primavera, un portale dedicato appunto alla primavera, alla categoria primavera calcistica. Calcio giovanile in generale. Calcio giovanile, esatto. Stranamente oggi siamo con un calciofilo. Sì. Siamo abituati appunto a... Però ragazzi, io non nascondo la mia passione per gli altri sport, tra cui basket e Formula 1. Ecco. Attenzione, tranquilli. Oltre che per Mondo Primavera, da poco ho iniziato a scrivere anche per la Tribuna di Treviso. Esatto. Un giornale appunto del nostro territorio. E sei stato un telecronista. Okay? Esatto, sì, una piccola esperienza. Sei un collega, perché sei un podcaster con L'Angolo del Calciofilo, esatto, e con The Last Vibe, esatto, i tuoi due podcast, e sei uno studente di filosofia. All'Università di Padova, esattamente, esatto. Allora, volevo chiederti... Ragazzi, innanzitutto, prima che Lefty prenda la scena, perché ragazzo, è un ragazzo straordinario, io lo devo ringraziare e soprattutto devo dire una cosa. Non avete idea del lavoro che fa lui per registrare i podcast, per invitare le persone, per formarli, perché davvero io per la prima volta in vita mia mi trovo davanti a un contesto professionale di un non professionista, perché lo studio, perché la preparazione, perché tutto. Quindi è un ragazzo abituato a fare queste cose, io sono davvero davvero contento di essere qui da lui, anche perché effettivamente è uno di quelli che a Treviso, se vogliamo, ha cominciato a fare podcast per primo, comunque ha cominciato con una buonissima idea e la porta avanti tuttora, ecco, con vari personaggi loschi tra cui... Mi fai commuovere, Nalex, grazie mille. Allora, veniamo a te. Come nasce la passione per il giornalismo? Come sei entrato in questo mondo? Allora, guarda, io fin da quando avevo 12-13 anni mi sono reso conto di una cosa, che sono un ragazzo abbastanza... uno che riflette tanto, uno che va molto in profondità, insomma, che si fa tante pippe mentali, ecco, riassumendo. E mi sono reso conto che tu per forza nella vita devi fare qualcosa. Allora, il trucco mio è stato, devo trovare qualcosa che mi faccia guadagnare a lungo termine, che mi faccia lavorare, passare del tempo, che però mi piaccia il più possibile, e cercando di fare tra virgolette la minor fatica possibile, anche a livello di studio, a livello di apprendimento, a livello di percorso e preparazione. E l'idea era chiaramente rimanere sempre nel mondo del calcio. Io ho scartato fin da quando ero bambino la possibilità di diventare calciatore, perché non perché fossi talmente più scarso degli altri, ma perché semplicemente, insomma, sono sempre stato abbastanza realista. E invece mi è sempre piaciuto, insomma, la possibilità di raccontare, di parlare di calcio, di seguire il calcio da vicino proprio. E quindi già da quando ero ragazzino mi è balenata l'idea di fare il giornalista. Infatti per questo io mi sono iscritto al liceo linguistico al Canova, per avere, insomma, innanzitutto una buona formazione a livello umanistico e poi per cercare di avere un'infarinatura e imparare le lingue il più possibile. Poi in realtà ho continuato a giocare a calcio, quindi questo mi ha impedito di cominciare a esercitarmi nel giornalismo sin da quando ero ragazzino. Credo che sia stata comunque una buona cosa, perché c'è bisogno di giocare a calcio e sapere di calcio in generale, di sport e di vita, ovvero fare un percorso di crescita umano quando sei ragazzino per poi approdare da più grande in ambiti lavorativi, e questo chiaramente mi ha aiutato tantissimo. Poi cosa è successo? Io mi sono rotto il legamento crociato, questa è una cosa abbastanza comune tra gli sportivi e tra i calciatori. Purtroppo, non solo i calciatori, però tra l'altro mi dicevano sempre: guarda che
parlando in giro, no, ma perché hai smesso di giocare, indovina, ti sei rotto il crociato. esatto. Tra l'altro poco fa proprio Danilo Gallinari, poverino. No, esattamente, sì, sì, beh, lui si è rotto di nuovo il crociato. Lui masterclass da questo punto di vista, purtroppo, ma queste sono cose che devi mettere in conto quando fai lo sportivo, e accadono spesso e volentieri. Quindi vabbè, in realtà non è stata l'infortunio crociato, è stata proprio tutta la macchina recupero che non è andata a buon fine, perché io mi sono rotto il crociato il 25 gennaio 2020 e sappiamo tutti dopo cosa è successo nell'anno 2020. Sì, non proprio una tempistica. No, per niente, anche perché c'era l'intenzione di cominciare un percorso preparativo in vista dell'operazione e si è fermato tutto. Mi sono operato a gennaio, ad agosto, mentre recuperavo all'interno della stagione sportiva. Io ero ancora in quinta superiore, quindi potenzialmente potevo mantenere la stessa routine scuola-calcio. Di fatto i campionati, le stagioni si sono bloccate di nuovo, non ci si allenava più, e quindi a quel punto insomma mi sono andato verso la via della fine. Parallelamente però ho avuto una grandissima occasione, racconto questa cosa, questo aneddoto, che magari farà ridere a qualcuno. Io sto guardando Super Bowl, Super Bowl vinto da Tom Brady contro Pat Mahomes nel 2021, e nella notte del Super Bowl, aprendo Instagram, vidi un post sponsorizzato di una pagina Instagram che era legata a un sito e a vari social che seguivo e che ammiravo, che era Mondo Primavera. La mia occasione è stata quella di rispondere a questo post sponsorizzato in cui si chiedeva di inserire i propri dati eventualmente per entrare a far parte della redazione. E io sono stato fortunato proprio perché... Cioè, quindi tu la notte del Super Bowl, mi immagino tipo durante l'halftime show... Sì, esatto, bravo. C'era The Weeknd che ha fatto performance di merda. Bravo. No, dai, è stata, a me è piaciuta tantissimo. È stata abbastanza criticata, però io comunque mi ricordo quel momento lì, c'era lui che andava in giro addosso alle telecamere. Ed effettivamente in quel momento là ho risposto a questa cosa, di dove sei, come ti chiami, eccetera, eccetera. Dopo una roba tira l'altra... Hanno coinvolto tutte le persone che avevano risposto al sondaggio e dopo hanno chiesto chi voleva entrare a far parte. Non è stata una selezione, è stata semplicemente un'apertura, diciamo, a questo mondo. E poi da quel momento in poi, insomma, sono stato molto fortunato, perché per esempio la Primavera del Venezia all'epoca giocava a Roncade, quindi davvero vicino a casa, ero l'unico nella provincia di Treviso, quindi avevo il dominio della squadra a livello mediatico. Ce l'ho tuttora, anche se giocano a Mestre in realtà, quindi seguo sempre la Primavera del Venezia, e quindi da quel momento in poi ho capito che quello mi piaceva, quello volevo fare, e ho cominciato a fare anche altre esperienze al di fuori di Mondo Primavera, che poi insomma mi hanno portato a questo punto di non ritorno, diciamo. E con la Tribuna invece come hai iniziato a lavorare? Ma guarda, è stato tutto per caso, cioè semplicemente ho avuto dei contatti, degli agganci giusti, proprio classico in città. Networking. Esattamente, sì, ma sai, guarda, queste cose sono molto più semplici di quello che si pensa, cioè non c'è una selezione particolare, non c'è un modo di fare particolare, semplicemente con qualche contatto, con qualcuno che mi aveva conosciuto, che mi conosceva, che sapeva di questo desiderio di fare il giornalista, senza entrare nei meandri che sono anche un po' noiosi, io sono riuscito ad entrare, insomma, anche perché la Tribuna quel momento, cioè 3 mesi fa, aveva bisogno anche di nuovi redattori, di gente da lanciare, tra virgolette, quello che mi hanno detto, che mi continuano a dire. E io sono entrato con piacere, naturalmente, perché sai, tu quando cominci a scrivere, lo fai online, vedi la tua firma e lo fai con grande piacere, però approdare al cartaceo è un traguardo grande, ed è una cosa che fa molto molto piacere davvero leggere, cioè io non compro tutte le copie dei giornali in cui scrivo, non sono tantissime, ma comunque non le compro tutte, però devo dire che se posso lo faccio, perché leggere Pietro Nalesso a fianco di un articolo è sempre una bella emozione. Poi con la Tribuna la cosa particolare è che non tratto solo di calcio, tratto anche di sport o anche di argomenti legati allo sport, non necessariamente sport giocato, quindi competizioni, tornei, gare. E questa è una cosa comunque molto buona, perché credo che in fondo mi piace, e dopo ragazzi bisogna per forza aprirsi, crescere e provare qualcosa di diverso proprio. Questo mi fa molto piacere. La domanda te la devo fare. Vai.
scrivi tutti i giorni. Allora, io... Sì, probabilmente sì, 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 tra una cosa e l'altra sì. La domanda seria è, sì. In media, in una giornata, quanti articoli, cioè, come si scandisce in realtà durante la giornata? Quello dipende. Diciamo che la mia vita è scandita dalle partite che devo coprire per Mondo Primavera, che ultimamente magari sono tante, ci sono periodi in cui sono di più, di meno, eccetera, eccetera. Però, quindi io seguo le partite, seguendo le partite faccio le cronache live, i pezzi post partita, i focus, tutto ciò che è legato al campo. E poi invece per la tribuna dipende, cioè ci sono settimane in cui scrivo uno, due articoli, altre in cui ne scrivo 3-4, altre volte in cui la tribuna mi manda a fare eventi, fare partite, gare sul campo, quindi un po' dipende, però pensandoci fra una cosa e l'altra sì, anche perché ci sono periodi e periodi. Periodo università, la mia attenzione è volta non solo al giornalismo ma anche all'università. L'università è una cosa che più accompagna la mia vita, che scandisce la mia vita in questo caso. Però ecco, sì, dipende molto da questo tipo di cose. Se vogliamo fare uno sguardo ad ampio raggio negli ultimi mesi, da quando sono finite le lezioni all'università fino a quando inizieranno tra 2-3 settimane, probabilmente si scrive tutti i giorni, dipende dalla frequenza di cose da fare, dall'impegno, insomma. Anche perché ti dico la verità, a me, cioè, alzarmi così, se vedo qualche notizia da riportare, cioè, è proprio il piacere, la passione, ma anche, cioè, la voglia, il desiderio, nel senso, io ripeto, faccio quello, sono quello e ragiono in funzione di quello, e quindi non posso ignorare molte cose, anche perché, nel senso, cosa faccio dopo? Cioè, sì, certo, sì. Devi anche impegnarti da solo, ecco. Certo. Alex, torniamo subito a te. Vai. Mettiamo un pezzo e poi qui di nuovo a Baseline Radio con Pietro Nalesso. Vai, vai. Allora, pezzi di merda, ciao a tutti, ascoltate Baseline Radio. Ultioni, guarda che Baseline Radio se fora. Ascoltate Baseline Radio! Ciao, state ascoltando...
Jude con Settembre qui a Baseline Radio, prima volta che facciamo passare quest'artista qui. Salutiamo come al solito Davide Miotto e i ragazzi da Zero. Direi una traccia che ci sta tutta, visto che siamo a settembre, ragazzi. Ragazzi, dobbiamo arrenderci. Siamo a settembre. Allora, Alex, ti chiamo un Alex. Ma sì, ragazzi, io sono quello. Così. E, quello che volevo chiederti è, hai detto che tu segui, appunto, vai a seguire le partite. In media, in un anno, quante partite segui? Mi ricordo che avevi mostrato forse le statistiche di quante partite hai seguito quest'anno. Sì. Allora, ci sono partite che seguo dal campo e da casa. Partite che seguo da casa in una stagione, quindi mettiamo da fine agosto a fine giugno, ma l'anno scorso ne ho fatte più di 100, ne ho fatte 111 mi sembra, quindi più o meno sì. Uno ogni tre giorni? Sì, cioè, dipende. Okay. Sì, cioè, in media uno ogni tre giorni, ma in realtà i weekend probabilmente. Weekend, che sono... esatto, dove magari sono anche 3-4, oppure ci sono gli infrasettimanali, insomma, è tutto un po', dipende un po' dai momenti, naturalmente. Certo. E poi ci sono una cosa che mi piace di più sugli eventi dal vivo, che sono generalmente le partite del Venezia Primavera. Adesso probabilmente farò partite di calcio dilettantistico o altri sport. Sul campo per la tribuna e altri eventi, mega eventi sempre legati al calcio giovanile, finali primavera, finali Coppa Italia, il torneo di Viareggio. Quindi diciamo che eventi dal vivo ne seguirò, cioè, partite di calcio si intende, naturalmente, per adesso circa una ventina all'anno, e poi tutto il resto viene da casa, esatto. E, volevo fare un ragionamento un attimo sul fatto di seguire così tanto il mondo giovanile. Mi rendo conto che rispetto alla pallacanestro, il calcio, ovviamente anche perché siamo in un paese prettamente calciofilo, sì, A livello giovanile è coperto tantissimo, o sbaglio? Abbastanza, io dico la verità, è coperto a livello mediatico abbastanza bene, però secondo me ci sono delle cose lasciate per strada rispetto a quello che viene fatto per esempio negli altri paesi. Cioè, noi abbiamo la concezione, soprattutto parlando di campionato primavera, di seguire le primavere, quindi le under 19 in questo caso, della nostra squadra del cuore. Cioè, se tu sei interista, segui, ogni tanto guardi cosa fa la tua primavera, se sei juventino stessa cosa, milanista e così via. C'è un po' meno lo sguardo da tifoso neutrale, soprattutto sul campionato primavera. Le altre categorie, under 17, under 16, under 15, ancora meno, e io credo che sia giusto così. Cioè, nel senso, ragazzini di 15, 16, 17 anni, certo fanno vedere gli europei under 17, li ho seguiti, però insomma generalmente è veramente ancora scuola calcio, e quindi non ha senso secondo me mostrare di tutto. Certo, tu i risultati li puoi vedere, puoi aggiornarti perché ci sono le applicazioni, ci sono i siti, e quindi puoi tenerti informato anche sulle categorie ancora giovanili, nel senso under 15 in poi. Però è chiaro che il campionato primavera ha una copertura mediatica legata a una rete televisiva che è Sport Italia. Non sto facendo pubblicità, ma è proprio così da anni e anni. E ripeto, lo sguardo che viene dato al campionato primavera è: vi facciamo vedere le partite, però ve le facciamo vedere per i tifosi. Cioè, non proponiamo magari, non si propongono in generale tanti approfondimenti o statistiche, si sta meno dietro. Cioè, quelle sono cose più legate a chi fa scouting. Cioè, chiaramente chi fa scouting segue il campionato primavera nella sua totalità, senza una bandiera, senza un colore, e quindi a quel punto lì si analizza esattamente come fanno gli scout di tutti gli altri sport, che seguiti o meno, fatti vedere o meno in televisione. E la cosa positiva del mondo primavera è che invece è una testata super partes, cioè è una testata che non ha un colore, non ha una bandiera, non ha una squadra del cuore. Poi certo, ci sono giornalisti al loro interno che sono tifosi, questo è chiaro, però non c'è mai uno sguardo, una visione su una squadra particolare, non c'è mai qualcuno che tifa, cioè Perché comunque si tratta di professionisti, quindi non... Infatti, cioè, nel senso, noi lo facciamo perché ci piace scrivere, perché ci piace parlare ai giovani, ci piace trattare i giovani, e questo, la cosa migliore di tutte è quando questi ragazzi, poi, che tu hai visto, che hai una certa esclusiva ed esclusività nel trattarli,
dopo magari vanno a giocare in prima squadra in Serie A, segnano in Serie A, vanno a giocare in Champions League, no? Abbiamo l'esempio di Miretti che sta giocando titolare con la Juventus, un giocatore che abbiamo apprezzato per primi forse come testata giornalistica. Queste sono le più grandi soddisfazioni e questo è il motivo per cui noi seguiamo il calcio giovanile a prescindere dalla squadra del cuore. Hai parlato di Sport Italia, so che l'anno scorso hai fatto un workshop, in cosa consisteva, cosa hai fatto? Allora, il workshop è stata davvero una bella esperienza, devo dire, è stata un'esperienza di grande consapevolezza, perché sai, io avevo cominciato appunto a marzo a fare quello che sto facendo, con grande piacere, con grande emozione, e avevo visto e sapevo già che c'era questo corso a Sport Italia nel mese di settembre. Workshop non è altro che un corso dove i partecipanti pagano per andarci, un corso televisivo in cui tu impari il mestiere del giornalista televisivo attraverso che cosa? Prove di telecronaca, prove di presentazione, prove da inviato, prove di lettura a pezzo, e in generale assisti a delle lezioni, tra virgolette, private o meno, cioè se le fanno vedere in diretta o meno, da parte di grandi professionisti del mestiere. Chi tratta la radio, chi tratta il giornalismo cartaceo, chi ha fatto il presentatore per anni, chi invece parla di comunicazione più ad ampio raggio, insomma c'è un po' di tutto. La cosa unica del workshop, l'opportunità unica di Sport Italia, è che l'anno scorso c'erano 70 ragazzi, quest'anno credo più o meno la stessa cosa, tra i ragazzi presenti, partecipanti dai 18 ai 32 anni da tutta Italia, che devono avere minimo la maturità, tra quei 70 ragazzi al termine della settimana, perché sono sei giorni, fatto 5 giorni pieni dal lunedì al venerdì e dopo sabato mattina c'è la finale delle votazioni, tra quei ragazzi ne vengono scelti 2 per la redazione, che entrano proprio a far parte della redazione Sport Italia. Questa è una grande occasione comunque, chiaramente per chi vuole fare il giornalista, anche perché permette, tra virgolette, di fare un grande salto. La cosa fondamentale è non pensare di non fare niente da sé a livello giornalistico, poi pretendere di andare a Sport Italia e vincere. Cioè, questo chiaramente ovviamente è una cosa che non si può fare, che non può passare. E per quanto mi riguarda è stata un'esperienza positiva, uno perché ho fatto delle cose diverse dal solito, delle cose che non puoi fare da solo a casa, ecco, non puoi fare con quasi nessun altro, cioè le prove di presentazione, le prove di conduzione, le prove da inviato, sono tutte cose, e soprattutto l'emozione della diretta, anche questa è una cosa che non puoi provare a casa, sono tutte cose che puoi fare solo lì, e quindi questa è una cosa molto positiva. Poi ci sono state le prove di telecronaca, le prove di scrittura a pezzo, e sono rimasto molto contento da quello che ho fatto. È stato un grande banco di prova, personalmente, per me, lo consiglio a chi vuole avere delle risposte, cioè se tu vuoi avere delle risposte nell'ambito del giornalismo è bene che tu vada a fare un workshop di Sport Italia per capire a che livello sei, perché poi alla fine questo è il discorso, a che livello sei e cosa vuoi fare nella vita. Se vedi comunque ragazzi con la tua stessa ambizione, col tuo stesso desiderio, magari embrionale o meno, però che vanno su quella direzione lì. E io sono rimasto molto contento perché comunque sono riuscito a entrare tra i 10 finalisti della settimana e dell'anno 2021, e mi sono classificato settimo, quindi sono rimasto davvero, davvero molto soddisfatto, contando poi che ero forse uno tra i più piccoli, perché dai 18 ai 32 anni però devi avere minimo la maturità, e ero tra i pochi 2002 della competizione, insomma sono anche entrato a far parte dei finalisti, quindi sono rimasto davvero, davvero soddisfatto perché ho avuto proprio delle conferme. Poi, che fossi pronto per entrare a far parte della redazione Sport Italia? No, questo no. Però intanto ti sei messo in gioco, appunto hai accumulato esperienza. Quello che volevo chiederti riguardo alla tua breve esperienza di telecronaca, che sono curioso, qual è la parte più difficile secondo te di una telecronaca? Guarda, io ho fatto delle telecronache, però ho fatto telecronache degli highlights per la casa di C, sulle partite di Serie C, con delle immagini che arrivavano, tu tagliavi e facevi un servizio di fatto. È stata una cosa utile perché comunque impari a fare qualcosina di editing, impari a parlare davanti a un microfono con uno schermo che va avanti, tu si seguire i giocatori. Devo dire che la cosa più complicata, per quanto mi riguardava, era l'obiettivo che mi ero posto, era quello di
parlare senza accenti. Cioè, io non volevo che si sentisse il mio accento. Questa è una cosa molto importante, te ne rendi conto quando vai in televisione, quando parli davanti a un microfono in televisione, generalmente con persone che vengono da tutta Italia. Parlare con una voce non accentata, perché poi non accentata, senza accenti, diciamo così, senza far capire da dove provieni, capito? Okay. E questa è una cosa difficile, cioè questa è una cosa effettivamente difficile, dove tu devi provarci con magari delle piccole cose di dizione prima di parlare, con delle piccole tecniche, cioè tagliare magari le finali delle parole, non prolungare certi suoni, fare delle facce strane prima di parlare davanti al microfono. Questa è una cosa che tenevo più ad eliminare. Ed è difficile non tanto quando fai un podcast, perché magari la puoi gestire. Quando fai la telecronaca, però, devi stare dietro alle azioni, alle giocate, ai momenti, anche se sono registrati. Ed è per questo che ogni tanto tendi a andare oltre e a far sentire il tuo accento. Questa è la cosa che mi piaceva di meno, ecco, di me, che ho provato ad eliminare. Poi c'è una parte comunque di arcade, se vogliamo, cioè di divertimento, quella c'è sempre, perché sai, urlare al gol, queste cose qui, cioè, fa sempre una bella emozione. La mia paura, per esempio, sarebbe oltre a quella che hai detto tu, perché te, ragazzi, tu sei potenzialmente un gran telecronista. No, magari. Un gran telecronista. Magari. No, ma quello di cui avrei paura è cercare di imitare troppo qualcuno che ascolto. Sì. Perché ogni per gioco, ma proprio per gioco, mi sono messo a provare a fare delle telecronache, ma mentre, capito, sei seduto sul divano, ma è così che inizia a alzare il volume, sì, cose. Sì, sì. E sai, sei abituato a sentire sempre gli stessi telecronisti. Vero. Ok, nel mio caso Tranquillo, Mammoli, Buffa, eccetera. Tra l'altro sarebbe il caso di imitare, perché sono straordinari tutti. Magari e però, capito, cioè, ti rendi conto che poi magari certi modi di dire, oppure il modo che hai di parlare, caspita, sono pari pari a quella cosa lì. Vero. Allo stesso tempo, però, e qui vorrei introdurre proprio l'argomento telecronismo. Allora, per il calcio è un discorso a parte, perché come dicevamo prima, il calcio è sostanzialmente lo sport d'Italia. Sì, sì. Ok? Non che non valga per il calcio questo discorso, però mi rendo conto che i commentatori, i telecronisti fanno un 50% dello sport. Cerca il 2-1, Girardino, dentro Del Piero, no! Tutti in piedi sul divano, ultima chicane, è tornato, Rossi c'è, torna a vincere. E adesso diventano nove, il predestinato vince il Gran Premio d'Italia, dopo 9 anni la Ferrari torna sul gradino più alto, a casa nostra, Charles Leclerc vince a Monza. Un trionfo, una gara maestosa. Poi un rimbalzo controllato da Iguodala, che prende velocità, schiaccia per terra, corre per lui, arriva incredibile, si oscura la vallata. Cosa ha fatto LeBron James? Potrebbe aver messo la firma sul capolavoro. È la Gioconda, non è una stoppata. Cioè, sì. Ma guarda, la MotoGP, sì, Valentino Rossi, certo, ma se non ci fosse stato Guido Meda... Ah beh, certo. Infatti, cioè, quando non c'è stato Guido Meda, almeno personalmente, poi non so se fosse stata una cosa di tutti, però io che sono... Mi piace, sì, la MotoGP, ma non sono un fan sfegatato. Nel momento in cui Meda non c'era più, non dico che non la guardassi, però... Avevi perso un po' di più. Avevo perso qualcosa, sì. No? Anche quando Buffa se n'è andato... Caspita, c'è una mancanza incredibile. Poi, sì, sì. Poi Pessina, tra l'altro, è un bravissimo. No, ma infatti, però, sai, quella accoppiata Tranquillo, Buffa, è Tranquillo. Iconico, sì. Cioè, è qualcosa di inimmaginabile. Cioè, tu sei d'accordo sul fatto che tanto lo fa il telecronista?
Ma per guarda, quanto riguarda io ti faccio un altro esempio, la Formula 1. La Formula 1 in questo momento ha un grandissimo telecronista, è una grande coppia di telecronisti Sky che sono Vanzina e Gene. Poi c'è questo pilota che fa emozionare i ferraristi, che è Leclerc, e quindi questo aiuta nel seguire lo sport. Però la Formula 1 negli ultimi anni si è rilanciata tantissimo in Italia grazie a un cambiamento mediatico, cioè più telecamere, più dettagli, più tecnologia a servizio dei media, e quindi e però anche più persone brave a fare intrattenimento e ad essere preparate allo stesso tempo, cioè non solo Vanzini e Genè, ma anche Roberto Kinkero, Matteo Bobbi, Valsecchi, la Masolin, cioè una squadra mediatica che ti fa sentire a casa, che fa sentire lo spettatore a casa. E quindi è un marchio, cioè ormai la Formula 1, la nuova Formula 1 non è più quella della Rai, che comunque è stata straordinaria per le vittorie di Schumacher e per la copertura mediatica che dava la Rai, ma è straordinaria anche grazie a Vanzini e alla squadra di Sky. E poi ragazzi, è chiaro che quando vince la Ferrari è uno sport che porta con sé tantissimi appassionati, davvero tanti, cioè io riesco a paragonare quasi l'interesse che c'è nei confronti della Serie A rispetto a quello che c'è nei confronti della Formula 1. 300.000 spettatori a Monza questo weekend non sono pochi, e quindi cioè, certamente l'interesse rimane lo stesso indipendentemente dai telecronisti, però quello che dici te è vero. Mi riallaccio a un'altra cosa, tu hai parlato di imitare le persone eccetera eccetera. È una di quelle cose che dicevano al workshop, cioè parlando con telecronisti, giornalisti, professionisti, ti dicono, guarda, a qualcuno dicevano, o in generale ci tenevano a dire, guarda, ogni tanto sembra che imitiate qualcuno, che stiate lì a parlare cercando di assomigliare a qualcuno. Come dici te, è inevitabile, perché ci sono dei grandissimi telecronisti che hanno segnato la nostra generazione di appassionati, però è una di quelle cose che potenzialmente si può eliminare. Essere originali è un concetto che vale da qualsiasi parte nella vita, soprattutto se vuoi proporre qualcosa e vuoi essere, vuoi farti vedere in un certo ambito. Quindi questa è una cosa verissima, effettivamente. Mi collego a quello che hai detto, no? Che alle volte la Formula 1, in realtà la Ferrari, sì, ha quasi lo stesso seguito della Serie A. Allora, l'altro giorno, l'Italbasket vince, certo, contro la Serbia agli ottavi di finale, certo, e poche ore dopo l'Italvolley vince i mondiali. Sì. So già dove vuoi arrivare. Sì, io già la sera stessa ho detto, sono sicuro, domani la prima pagina, il primo titolo della Gazzetta non sarà né per uno né per l'altro. Sì. E per Italbasket posso essere d'accordo, perché, chiaro, per il movimento cestistico è una vittoria importantissima, ma allo stesso tempo è comunque un ottavo di finale. Sì. Però, caspita, dall'altra parte hanno vinto dei mondiali dopo 24 anni. Sì. E, da parte tua, che sei calciofilo comunque, cosa pensi di questa cosa? Anche perché in realtà, appunto, come dicevi, l'unico sport per cui ho visto una prima pagina dedicata, cioè messa prima del calcio, è stata la Formula 1. Sto togliendo ovviamente i periodi estivi in cui magari ci sono Olimpiadi, eccetera, sì, in cui magari il calcio lascia un po' spazio. No, certo. Cosa ne pensi di questa cosa? Guarda, è un concetto molto molto complicato. Prima cosa perché noi non sappiamo bene come lavorino le reazioni, però io posso riallacciarmi a questo punto qui e dire due cose. Da una parte c'è l'educazione mediatica che porta le persone a seguire un certo sport, dall'altra parte c'è proprio il seguito che ha quello sport in sé. Ora non so dirti i dati, però per esempio Federico Ferri, direttore di Sky Sport, ha detto che ha fatto presente che nella giornata di domenica, tra Gran Premio di Monza, le partite che stavano facendo vedere di Serie A, non so neanche se abbiano fatto vedere una, perché poi Sky non ha più la Serie A, però tra Gran Premio di Monza, tra l'Eurobasket, tra l'Italvolley, hanno fatto qualcosa come più di 4 milioni e mezzo di spettatori in una giornata, che è una cosa strepitosa. Da qui a dire e ad essere sicuri che Juventus-Salernitana, che è stata la partita che ha portato il titolo a prima pagina, sia stata meno seguita dell'Italvolley, non lo so, cioè è una cosa che non possiamo sapere con certezza. Cosa c'è anche di vero? Cioè, di vero che il risultato della nazionale italiana di pallavolo è straordinario ed è infinitamente superiore a qualsiasi polemica da VAR per l'impresa sportiva degli atleti italiani, questo è chiaro.
qui dobbiamo farci una domanda. Cosa interessa più agli appassionati italiani? Interessa più la rissa da VAR, che è il titolo che ha fatto la Gazzetta, peraltro spiegando, secondo me, malissimo, e presentando bene le cose, peraltro, dell'episodio VAR di Juventus Salernitana. Interessa aspetta più un attimo, quello? Passa l'aereo. Esatto. Sì, sì, esattamente. Scusami, vai. Interessa più quello o interessa di più la nazionale che vince il mondiale di pallavolo? Non lo so, questa è una domanda a cui non siamo sicuri. Però io posso dirti quello che succede all'estero. Cioè, io posso dirti come è stata raccontata l'impresa straordinaria di Alcaraz agli US Open, primo slam della carriera del tennista iberico, questa impresa è stata data uno spazio grandissimo. È stato dato uno spazio grandissimo dall'equipe quando è morto Kobe Bryant e quando si è ritirata, ecco, Serena Williams. E questo è, io ricordo che molto spesso quando succedono queste cose, quando poi appunto l'evento non è di portata nazionale ma è di portata internazionale, spesso fanno il confronto fra i vari giornali, sì, no? Sì, sì, sì. Per esempio ricordo quella volta la morte di Kobe Bryant, se non sbaglio in Gazzetta non era, cioè, il primo un taglio titolo. Basso, un, esatto, taglio laterale. Sì. E le altre principali testate sportive europee l'avevano messo, certo, in prima pagina in grande. La rabbia, possiamo chiamarla, sì, così, sì, da, sì, parte, sì, di chi non è calciofilo, la disapprovazione viene anche da questi confronti. Sì, poi, sì, chiaro, l'Italia è magari un paese più calciofilo di altri, di Spagna. Sì, però io non credo, per esempio, che la passione che c'è in Spagna per il calcio sia inferiore totalmente a quella che c'è in Italia. Cioè, no, infatti, sono comunque paragonabili. Capito? Sono comunque paragonabili. Tra l'altro, voglio dire, nel caso di Kobe Bryant, ci diamo un po' la zappa sui piedi perché Kobe Bryant ha molto a che fare con l'Italia. Esatto. E, guarda, io ripeto, non abbiamo delle risposte certe, purtroppo. Non abbiamo risposte certe. L'unica cosa che di cui possiamo essere sicuri, che l'interesse nei confronti di certe cose lo portano molto le testate giornalistiche, le emittenti e le radio. Cioè, se si parla di un certo tipo di cosa, volente o nolente, la gente si appassiona. Qual è però il discorso anche? Che c'è una necessità da parte di radio, di emittenti e soprattutto di carta stampata di vendere delle copie, di cercare di risultare accattivanti, non necessariamente agendo con malafede. Però dobbiamo anche renderci conto che ci sono delle necessità da parte dei direttori, di chi scrive, di cercare di trarre guadagno in qualche modo, perché non navighiamo nell'oro in nessun campo e tantomeno nell'editoria. E quindi, sai, un po' questo, un po' quell'altro, si cade sempre in queste cose qui. Però io sono d'accordo con te, sicuramente se dessimo più spazio a queste cose, a questi avvenimenti, a questi grandissimi avvenimenti, allora ci sarebbe un'educazione superiore e crescerebbero gli appassionati e dunque crescerebbe la voglia degli appassionati di leggere di altri sport rispetto al calcio. Per adesso è così, ma secondo me è una cosa più dettata da necessità che altro, questa è la mia impressione. Ok. Allora ascolta, mettiamo un altro pezzo e poi torniamo e parliamo di podcast. Questo Vai. È Aul con la sua nuova uscita, che è Sempre. Dimmi come fai te a darmi contro sempre. Dimmi come fai te a darmi contro sempre. A darmi contro sempre. Dimmi come fai te. Sempre.
il tempo e quindi io parlo di lei. Però sono in modo alterno come le targhe, perché solo se ci penso mi viene male. Se magari un po' diverso la sarei in pace, è che qua mi pare siano soltanto pare, 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 pare. Dimmi come fai te a darmi contro sempre. Dimmi come fai te a darmi contro sempre. A darmi contro sempre. Dimmi come fai te. Bentornati qui, ultima parte di questa puntata insieme a Pietro Nalesso. E adesso parliamo di podcast, cioè meta podcast. Roba nostra. Roba nostra. E, perché tu hai deciso di fare podcast? Perché no? Allora, guarda, partendo da quell'esigenza di voler fare il giornalista per avere... per cercare di essere comodo e fare quello che mi piaceva di più, mi sono messo in gioco, grazie alla mia buona volontà e un amico che adesso nominerò, nel 2019, ho appena finito la terza superiore, e insomma, comunque, ero stato sempre spinto dai miei amici. Anche in generale. Anche tu l'anno fatidico, il 2019. Bravo, bravo. E io ero stato spinto da questo mio amico che si chiama Filippo Carniato, che è un ragazzo estremamente talentuoso in tante cose, e in quel caso riuscì a riconoscere un'attitudine mia, una voglia e un fuoco particolare nel voler parlare di calcio. Quindi Nalex fa YouTube, Nalex fa YouTube, Nalex fa YouTube, generalmente queste erano le cose che si sentivano. Poi io ho detto, ma questi podcast qui non dovrebbero richiedere tanto impegno quanto portare avanti un canale YouTube, però i contenuti potrebbero essere allo stesso modo interessanti. E poi, sai, sono una di quelle cose che a livello utilitaristico sono buone perché fanno curriculum, ecco, senza girarci intorno. E soprattutto ti sporchi le mani, perché è una cosa tua, non hai nessun tipo di pressione, Bravo. Lo fai e... Esattamente così. Le mani. Sì, 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 esattamente così. Cioè, era effettivamente comodo, cioè non avevo bisogno di mettermi davanti a una telecamera, tagliare, editare, cambiare certo tipo di cose, oltre a pensare alle cose cui dire, ed era veramente immediato. Cioè il podcast, per come lo concepisco io, per come lo faccio io, tu sei, l'ho già detto, molto più... No, ma guarda, ho iniziato come te. Ecco, però voglio dire, si inizia sempre generalmente con un microfono, parlando e via. Dici quello che devi dire, di quello che vuoi dire, ok, ti dici a te stesso,
e poi vai. Ed effettivamente ho cominciato così nel luglio 2019, tra l'altro all'inizio ho avuto un exploit sorprendente con dei numeri, cioè non niente di impressionante, però per esempio sono entrato tra i primi 170 podcast più ascoltati d'Italia. Pazzesco, caspita. Sì, caspita, è successa sta cosa qua, infatti ci ricordiamo ancora io e, uh-huh, e Carniato, che è questo ragazzo straordinario, diciamo. Cavolo, ma cioè, ci pensiamo, noi eravamo lì, infatti c'ho ancora gli screen, c'ho ancora, sì. Su Spotify, perché in generale quando avevo cominciato c'era tanta gente che era sorpresa un po', che andava ad ascoltarmi così, e io per tanti sono sempre quello un po' che fa i podcast, magari chi mi ha conosciuto in questa maniera. Poi certo, non sono podcast che inglobano un pubblico totale, cioè abbiamo una componente che non ascolterà mai il tuo podcast sul calcio, e questo è chiaro, però comunque sai, partire in questa maniera è stato, uh-huh, è stato un buon aiuto, è stata una bella cosa, mi sono divertito tanto, mi diverto tanto, poi è anche un'occasione di miglioramento, certo non faccio più fatica come una volta a registrare, non faccio più fatica come una volta a trovare i temi, e riesci ad evolverti perché magari una certa ti annoi e porti qualcosa di diverso. Ecco, io non ho nessuna costrizione, non ho nessun compito, non ho nessun dovere con non il hai mio date, non hai non infatti ho... secondo me è quello il bello. Io come sanno chi ascolta da un po' Baseline, esco quando mi pare, certo, quando trovo l'ispirazione, quando ho il tempo, perché certo, ovviamente ho anche altre mie cose, però appunto anch'io il podcast per me è nato perché, caspita, ma ti basta un microfono. Ma scherzi. Ti basta un microfono, ti bastano un paio di cuffie, poi adesso lascia stare che io ho tutto questo ambaradan, sì, eccetera. In realtà questa cosa l'abbiamo fatta perché... Partendo dalla base. Sì, all'inizio io quando sono andato a proporre l'idea di Baseline a questo mio amico, doveva essere un podcast audio, e lui mi ha detto, senti, facciamolo anche video, sì, perché ormai secondo me si è molto tramutata l'idea di podcast, sì, no? Nel senso che adesso su YouTube vedi un sacco di roba chiamata podcast, dove essenzialmente è un tavolo, degli ospiti, sì, un'ora di argomenti, esatto, per esatto, citare Muschio Selvaggio, e è questo. E in realtà noi di Baseline l'abbiamo iniziato a fare nel 2019 e aveva secondo me all'inizio aveva tante visualizzazioni, tante, sull'ordine delle 2-3 migliaia di visualizzazioni, certo, perché era una cosa, cazzo, che la nuova, gente era nuova, no? Sì. Sai, a Treviso uno diceva, oh, ma sai che hanno intervistato un mio amico di qua e di là, cioè alle volte mi è capitato che da gente che non conoscevo mi dicevano, ma tu sei quello di Baseline, e io, cioè, tu ascolti Baseline, perché sì, ero sempre dell'idea, caspita, lo ascoltano i miei amici, sì, e via. E mi rendevo conto che però un formato video, nonostante ti porti via tempo, allora, per chi produce più tempo, sì, ma per chi guarda più attenzione, perché questo è vero. Secondo me il vantaggio dei podcast era, mi metto una cuffia, sono in treno, sì, sì, non sì, spreco neanche troppi dati. Tra no, ma poi è proprio così, cioè il background del video è proprio un background, cioè il protagonista anche nei video podcast non è il video ma è il podcast, mm-hmm, cioè è l'estratto audio, che poi in questo caso può essere una radio, in un altro caso può essere una conversazione, c'è un po' di tutto. Il discorso è che effettivamente nel 2019 c'era gente, non per essere dispregiativi, che non sapeva neanche cosa fosse un podcast. Mm-hmm. Cioè, ma infatti sono esplosi ultimamente. Ma infatti io immaginavo che, data la comodità del podcast, poi ascoltando quello che ti piace, naturalmente, non è che ascolti tutto solo no, podcast, però ascoltando quello che ti piace, il potenziale era quello di portare tante persone dalla parte dei podcast e toglierle tra virgolette a Twitch e YouTube. Non è proprio così, perché no, poi ci sono generazioni di più piccoli hanno meno attenzione, quindi hanno bisogno di guardare il video, chi è più grande è più impegnato e quindi preferisce il podcast, gli basta anche spegnere il cellulare momentaneamente, quindi non avere lo schermo attivo e acceso, e comunque riesce ad ascoltare, ad essere intrattenuto. Però quello che mi fa pensare è,
Cioè, uno, il podcast di Fedez ha sfondato tantissimo. Cioè, ragazzi, questa è stata l'idea giusta al momento giusto e ha portato tante persone alla parte dei podcast, anche su Spotify, perché Mosco Selvaggio non esce solo su YouTube, esce anche su Spotify. Infatti è uno dei più ascoltati. Esatto. L'altro podcast straordinario che ha quello in quel caso lì non c'è YouTube, non c'è qualsiasi social, ma c'è solo Spotify, è La Zanzara. Cioè La Zanzara è Spotify quasi per la maggior parte degli ascoltatori, non è radio, non è YouTube, lo fanno anche su YouTube con delle trasmissioni live, però non so neanche se sia il canale ufficiale La Zanzara che lo fa, però La Zanzara è Spotify, perché è radio pura. E quindi ci sono state tante grandissime trasmissioni che hanno capito il potenziale, chiaramente la rivoluzione sì, può partire dal basso, ma è difficile che noi con i nostri argomenti, col nostro tempo, con le nostre idee soprattutto e con il nostro status. Sì, quindi, o hai dietro qualcuno che te lo distribuisce in maniera uniforme, in maniera seria, se no, oppure no. Effettivamente è difficile anche se ci sono dei podcast che sono anti dal basso. Una cosa, ovviamente stiamo parlando di podcast di tipo talk, cioè poi chiaramente ci sono... io qualche mese fa ho ascoltato un podcast di cui c'è spesso la pubblicità, che è quello di Batman, un'autopsia, che appunto è sostanzialmente una storia di Batman. Sì, ci sono anche audiolibri, stile audio. Però la bellezza secondo me di un podcast fatto così bene è che hai tutti gli effetti sonori sotto, cioè ti sembra effettivamente di essere in quel mondo lì, chiudi gli occhi ed è come se stessi sognando, no? Esatto. È un film quasi. Esatto, però parlando dei talk, a me una cosa che fa un po' storcere il naso è che molto spesso, ne parlavamo prima fuori onda, io guardo o ascolto il podcast per l'ospite che c'è. Certo. Molto spesso magari il quindi questa puntata sai già che andrà malissimo. No, assolutamente no. Ma cioè, lo ascolto per l'ospite, molto spesso l'interlocutore non mi piace. Certo, non mi piace come intervista, non mi piace come... Però, caspita, la puntata la fanno gli ospiti. Banalmente non so chi è. Perché magari non ti piace, però sei un personaggio che ti fa incazzare. Comunque lo guardi, capito? Cioè, per dire. Di Kele. Sì. Ok, adesso io sono qua nella mia cameretta che sto registrando, non sono assolutamente nessuno. A me Di Kele, il modo che ha di intervistare non piace. Caspita, il contenuto che porta, gli ospiti che porta, cosa fai? Non te lo ascolti? Sì, okay. Certo. E mi piacerebbe che appunto, dal punto di vista... Io mi piacerebbe avere un podcast, un video podcast, in cui ascolto chiunque, perché so che sarà sicuramente una puntata interessante, perché chi intervista... E questo è il caso della Zanzara, per esempio. Esatto, capito? E quindi... mi sto lamentando, lamentando. No, ma effettivamente è un po' quello che vorrei da un podcast, no? Cioè vorrei affezionarmi al podcast, non all'ospite. È vero. E certo, allora è chiaro che l'host faccia tanto, l'ospite fa di più, soprattutto partendo dai piccoli podcast. Cioè ci sono podcast che scopro, che vedo sia su YouTube, generalmente su YouTube perché bazzico lì, che su Spotify, podcast che ascolto una volta, che vedo chi c'è, dico cavolo bellino, bello, mi riprometto di ascoltarlo, dopo la volta dopo non c'è uno che mi interessa e non ascolto, cioè sono molto sincero. E la cosa fondamentale comunque secondo me è che io concepisco per i podcast stile conversazione, stile radio come in questo momento, è proprio la conversazione. Cioè io ho cominciato parlando da solo e io mi rendo conto che parlare da solo sia noioso, cioè è inutile girarci attorno. Cioè certamente tu puoi dire delle cose giustissime, puoi trovare per qualcuno un argomento particolarmente interessante, però resta una nicchia sostanzialmente. E quella nicchia lì non te la puoi trasformare in totalità e non può andare avanti per sempre. Infatti la cosa positiva che ho fatto è stata aprire questo podcast a più persone, ai miei amici, di fatto, sono miei amici che ritengo possano dire cose interessanti. Si parte così. Chiaro. Cioè persone che possono dire cose interessanti, cose utili, cose che rimangano comunque nella professionalità, tra virgolette, nel mio stile, cioè non voglio svaccare, ecco. Chiaro. Però che risultino anche abbastanza simpatiche e piacevoli da ascoltare, anche perché, cioè, senza girarci intorno, noi sappiamo benissimo che
quando tu inviti un ospite, inviti anche gli amici dell'ospite, esatto, che vengono ad ascoltare la trasmissione. Esatto, soprattutto un podcast al basso. Infatti Baseline all'inizio era questo, esatto, cioè invitiamo una persona che è... È il passaparola. Esatto, cioè magari questa persona va, viene intervistata, gli amici lo guardano, sì, dicono ma sai che c'è, ha intervistato un mio amico... Però mi piace come sì, programma, sì, 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 vado a vedermi le altre. Certo. E questo secondo me era il modo in cui è il modo perfetto potevi per salire, capito? Sì, sì, sì. Cioè il passaparola, perché ripeto, sei un podcast piccolo, poi ribadisco, io non... Cioè, nessuno ha l'ambizione qui di spaccare. Io qui non ho assolutamente la pretesa di dire voglio fare i soldi con questo podcast. Io ragazzi ho guadagnato... È questa la differenza. $2.45, ecco, dai podcast. Ecco, vedi. Però... Però questa è la differenza tra chi parte facendo YouTube e chi parte facendo Spotify. Cioè con YouTube tu potenzialmente hai la pretesa di, con grande però lavoro, e non hai la sicurezza. Se hai però la pretesa, probabilmente non ce la fai. Se tu sei spinto dalla voglia di fare i soldi, probabilmente non ce la fai. Se tu sei spinto da... Caspita, voglio fare perché mi diverte questa cosa. Assolutamente. Sai, poi la passione... Cioè è travolgente, no? Ti contagia, e quindi magari puoi arrivare a dei risultati. Però cioè, io non punto e non farò mai soldi con questa roba. Lo faccio perché assolutamente perché mi diverte tantissimo. In fin dei conti la cosa positiva è che abbiamo 20 anni. Prima ne avevamo 17-18 e magari fino a qualche anno siamo ancora in questa condizione qui di poter fare, poter tenere degli hobby e delle passioni e gestirle a nostro piacimento, come il podcast in questo caso, come altre cose, e questo è il grande pregio. Io credo che in fin dei conti i 20 anni siano un'occasione vera e propria, e avere la possibilità di aprirti a questi mondi qui, aprirti in generale, proporre, essere protagonista nella vita facendo questo tipo di cose, è una cosa molto molto positiva, è un punto fondamentale secondo me di crescita. E quindi insomma l'angolo del calciofilo è stato questo per me da qualche anno a questa parte, lo è ancora e lo sarà per sempre, e lo è anche The Last Vibe, che è l'altro podcast che ho iniziato, più personale quello. Esatto, quello è più, allora la mia tendenza, come al solito, si parte sempre da qualche impulso esterno che provi a cogliere. È stato così per l'angolo del calciofilo e è stato così anche per The Last Vibe, perché chi non seguiva il calcio, o chi seguiva il calcio, i miei amici magari più stretti che mi sentivano parlare, cui dicevo qualcosa, dicevano cavolo, però è un peccato tra virgolette che tu non porti queste cose magari davanti a un microfono, perché io potenzialmente lo ascolterei. Questo riguarda soprattutto le ragazze, cioè è chiaro che le ragazze non ascoltano l'angolo del calciofilo, le ragazze ascoltano molto più volentieri The Last Vibe, e i ragazzi potenzialmente se piace il podcast ascoltano sia l'angolo del calciofilo che The Last Vibe. Questo naturalmente siamo sempre nell'ambito del passaparola, anche perché The Last Vibe non è su Apple Music e non è su altre piattaforme, non ancora. Però The Last Vibe è innanzitutto un'occasione per me di fare qualcosa di diverso, per parlare un po' di psicologia, un po' di filosofia, naturalmente a modo mio e non in maniera professionale, ecco, a differenza dell'angolo del calciofilo. Non ci sono studi dietro, non ci sono solamente impressioni personali, ci sono sensazioni, c'è la voglia di aprirsi proprio a queste cose. E anche qui chiaramente le conversazioni su certi temi, quali l'ossessione per il raggiungimento di un risultato, oppure la fine delle relazioni, oppure come usare il proprio tempo libero a 20 anni. In questo caso questi argomenti più stimolanti portano delle conversazioni, cioè portano la necessità di avere delle conversazioni, però io credo che sia anche un podcast che possa essere utile soprattutto a lungo termine, quindi portare anche delle pillole di qualche minuto dove spieghi un concetto, dove esponi un'idea, tocchi un punto in maniera embrionale, è comunque qualcosa di positivo. E la cosa positiva appunto di The Last Vibe è che può durare in eterno, a differenza dell'angolo del calciofilo, che è un podcast legato all'attualità calcistica. Certo, chiaro. Nalex, mi ha fatto veramente piacere che tu sia passato qua. Anche a me, davvero. Davvero, davvero veramente piacere. Quindi che dire,
Life T and Alex out. Adesso vi grazie a tutti ovviamente per averci ascoltato e ci rivediamo con un prossimo podcast. E attenzione, perché Life T potrebbe sbarcare l'angolo del carciofilo parlando di basso. Ai ai ai, spoilerino spoilerino, annuncio annuncio. Ora torniamo in aria d'estate, mettiamo Jelly con Pezzi di mare che questa è Baseline Radio, ci vediamo alla prossima puntata, ciao ciao. Torniamo soli a piedi, guarda, così ti bacio ancora un po', torniamo soli a piedi, guarda, così non spendo neanche un po', ed è tutto di me, solo ma sembra tu. Soli a piedi, manda, così ti bacio ancora un po', yeah. Torniamo soli a piedi, manda, così non spendo neanche un po', yeah, yeah. Pezzi di mare che bevo, se siete di pezzi di mare che, yeah. Bevo se siete di pezzi di mare che bevo, se siete di te. Pezzi di mare che bevo, se siete di pezzi di mare che, yeah. Bevo se siete di pezzi di mare che bevo, se siete di te. Lo sento che appaia come un animale che spaventa d'Italia. Dentro la mia testa è lì che ringhia, che sbava, mi guarda, poi pisce al lato della strada. Non lo sento solo se mi alzi, sta base o mi riporti al mare o mi lancio dalle scale. Fa un po' tu, demo, ho chiuso sei demo, tipo in tre ore, infatti fan cagare. Ho bisogno tipo ballo in discoteca, e pensa pure ho di andare in discoteca. Di norma faccio sega, tutte quelle facce staccate dal corpo, sembra balli morti, infatti il passo è storto. Tutti questi occhi me li vedo spenti in cerca di riscontri, merda no che è triste l'occhio di chi balla felice dentro un mare mosso, pezzi di conchiglie. Soli a piedi, dai, così ti bacio ancora un po', yeah. Torniamo soli a piedi, ma dai, così non spendo neanche un po', yeah, yeah. Pezzi di mare che bevo, so siete di pezzi di mare che, yeah. Bevo so siete di pezzi di mare che bevo, so siete di te. Pezzi di mare che bevo, so siete di pezzi di mare che, yeah. Bevo se siete di pezzi di mare che bevo, se siete di te. Baseline, baseline. All she wanna do is party all night.